Ciao a tutti ragazzi, come sapete sono in tour e quindi in questi giorni non sono riuscito ad andare in studio e a girare un nuovo episodio e così via. Ieri ho fatto un seminario a Milano dove sono andato attraverso un pochino di dati tecnici e così via. Possiamo continuare a fare in altri seminari, ma quello l'ho fatto dal vivo, però ne farò degli altri sicuramente in questo periodo. Siamo qua adesso al Google di Milano, che è una location bellissima, cioè se siete a Milano conviene veramente che alloggiate qua. È molto gradevole, le stanze sono molto belle, è diventata la mia location preferita di Milano. E la cosa che volevo dire era che abbiamo fatto tutta una serie di step per quanto riguarda il nostro percorso all'interno del marketing, ne faremo molti altri. Vediamo cosa riesco a produrre in questi giorni mentre sono in giro. State parlando delle cose incredibili, perché ho avuto, grazie alle vostre domande, grazie a quello che mi avete chiesto, sono riuscito ad entrare più nei dettagli di che cosa avete veramente bisogno e come fare a semplificare ancora un po' il concetto del marketing. Tanti di voi mi hanno scritto che avevano una comprensione generale dei concetti, ma quando poi il lavoro diventava la traduzione di questi concetti in applicazione all'interno della vostra attività, c'erano alcuni aspetti che erano più difficili, erano più difficoltosi. Allora so di aver trovato l'elemento corretto da usare per poter risolvere questo problema e questo sbarramento, d'accordo? Perché non vogliamo questo sbarramento, vogliamo che vada in applicazione in modo immediato. Quindi vi mando... Mi è difficile darvi una stima esatta di tempo. Io credo che per completare questo progetto che ho ci voglia in realtà poco tempo. Devo trovare un paio di interlocutori corretti che possano produrre i supporti che desidero, ma è una cosa di settimane, ok? Nel frattempo, oggi sarò in viaggio per andare da qui a Torino, stanotte, e poi da Torino in Liguria, poi dalla Liguria alla Toscana, e poi dalla Toscana a Torino, quindi ci sarà un bel po' di viaggio, poi sarò abbastanza in giro, ma comunque il punto è che avrò tempo mentre sono in macchina di rispondere a un sacco delle vostre domande e registrare delle cose in questo modo. Poi vediamo cosa riusciamo a fare, io cerco di darvi il massimo. Abbiamo diversi altri argomenti attraverso i quali andare, perché abbiamo guardato soltanto appena l'inizio del processo di acquisizione, dobbiamo capire la parte di pubblicità, dobbiamo capire come fare a guardare un interlocutore a cui tu vuoi dare magari del lavoro come agenzia e capire quali sono i criteri che dovresti usare e come farà ad addestrare il tuo personale internamente, d'accordo? In ogni modo, grazie. Vediamo che cosa riesco a fare mentre sono in viaggio in questi giorni e soprattutto se riusciamo a mettere ancora un po' di tasselli nella parte iniziale del nostro flusso e capire, in realtà devo dirvi che non è la parte più importante. La parte più importante di un flusso è quello che succede dopo, non l'inizio. All'inizio devi riuscire a portare la persona dentro e a farla diventare un cliente, ed è importante, ma non ti devi focalizzare su quello, perché non è lì che fai veramente i soldi, non è lì che c'è veramente la conversione, è nella seconda parte. Ma la parte iniziale è quella sulla quale le persone hanno più difficoltà, perché la rendono più complessa di quello che non sia, ok? Questo è quanto. I miei viaggi, dopo aver finito in Italia intorno al 27, siamo su un altro jet, andiamo in Danimarca, poi dalla Danimarca torniamo a Francoforte, da Francoforte torno negli Stati Uniti. Spero di vedere il maggior numero possibile di voi e ci vediamo presto. Ok ragazzi, grazie del vostro tempo, cercherò veramente di lavorare duro per rispondere a tutte le vostre domande. Faccio vedere che in questo momento sono qua che sto guardando alcuni elementi di un flusso che ho costruito e faccio anche vedere che per quanto riguarda le mail che ho ricevuto, non so se si riesce a vedere, sono 214, ok, adesso ci arrivo, riuscirò sicuramente a rispondere, normalmente ho 2-3 giorni massimo di ritardo nella gestione delle comunicazioni, ma essendo in tour, avendo meno tempo davanti al computer, e la mia assistente è negli Stati Uniti, col fuso orario e così via, abbiamo magari più difficoltà a evadere tutte quante le vostre comunicazioni, ma cercherò veramente di starci dietro, e nel frattempo ho pensato che voleste sapere qualcosa riguardo a che cosa sto facendo, va tutto veramente alla grande, ma veramente alla grande, e tanto grazie a voi, grazie alle vostre comunicazioni che mi riempiono il cuore e mi rendono veramente felice, per cui insomma il futuro è veramente infinitamente bello. Ok, ci vediamo presto.